Ciao ragazzi, ben ritrovati in Unranked e bentornati sulla Zoom Eleven Go Galaxy, le amichevoli più difficili. Forse era un po' troppo impostata, ma teniamola. Come ogni settimana un video con due amichevoli da questo fantastico videogioco. La scorsa volta ho miseramente perso entrambe le volte contro la squadra perfetta e anche la resistenza mistica, ma poi ho vinto perché a quanto pare io non devo parlare per segnare almeno due gol. In questo caso 5, però questa non mi ha droppato nulla. Però stavolta Lega dei Villani, e l'altra volta il nome mi ha fatto stranamente ridere più del dovuto. E oggi affronteremo sia Lega dei Villani sia la squadra che viene dopo. Sarei molto interessato a effettuare un rango S su queste ultime partite per sbloccare poi l'oggetto finale, ma penso che lo vedremo in un secondo momento, magari nel prossimo episodio. Bene, cominciamo allora con Lega dei Villani. Come ogni video non ci sarà la musica, ma ne metterò una custom io, perché sennò YouTube rompe le scatole con il copyright e vabbè, è ovvio, non è colpa loro, ma di chi detiene i diritti. E inoltre la mia squadra si chiama Abominia e non Abominio perché Abominia ha più mordente, al femminile ha più mordente, non lo so perché il mio cervello ragiona così. Inoltre ha anche un simbolo che richiama un po', no? L'oscuro, il signore oscuro, che non è Satana. Perciò partiamo. E vi chiederete, ma se non è Satana, allora chi è? Il signore oscuro. Ah, non hanno l'allenatore. Io ho Todd Sforth. Non sapevo si chiamasse Todd Sport fino a questo momento. Bene, la squadra, sì, bene o male è la stessa dell'altra volta. Vorrei rimpiazzare Torres, a dire il vero. Però, bene o male, i giocatori mi piacciono tutti quanti. Gandares l'ho sempre voluto mettere in squadra. E anche Phobos, credo che questi due non li rimpiazzerò mai. Juleb forse potrebbe uscire, come anche Chudas. Spectrum, non lo so, mi piace, quindi provo a tenerlo, vediamo come va. Ragazzi, abbiamo personaggi che sono davvero. Cioè, ragazzi, a parte loro due, loro tre in campo, Pincus non è niente di che. Afrodi neanche. Giulio Acuto neanche. Lui forse lui ha un po' di difesa. Minion e Gas. Gas Martin in realtà è forte. È uno di quei giocatori rotti. Yale. Ah, interessante la difesa di Yale. E ovviamente abbiamo Quentin 5 Dea che ha una parata portentosa. Vediamo di perdere allora. Io come sempre guarderò in basso perché il mio 3DS è in basso. Sì, non gioco da emulatore perché sono una schiappa a giocare già normalmente. Figuratevi con un emulatore. I giocatori in Miximax sono praticamente quasi tutti, mi sembra. E ovviamente andiamo con Pelion stavolta. È il totem, perché lo spirito guerriero mi sembra che non è il tiro, quindi lo rimpiazzerò. Ovviamente anche gli altri giocatori sono in Miximax. Lui ha il totem. Va bene. Non è un grande problema. Potrei tirare con il totem, perché con il tiro avrei Urlo dell'Eden. Ma andiamo col totem. Dai, dai, dai. Ovviamente fallimento. Non è che mi aspettassi di beccare qualcos'altro, Però intanto le animazioni ovviamente non le farò vedere sempre. Ah, debolino, debolino proprio. Oddio, la para sicuro. Wow. La para sì, la para. Va bene, non è un grande problema. Non volevo passare, cioè volevo passarla, ma no. Aspetta, ok. Lui è stordito, quindi se io la passo là dovrebbe andare bene. Grande illusione, ottimo. Va bene, con Juleb evoluzione 5 qui proprio ai massimi livelli. Va bene, lasciamo perdere. Neanche ci ha provato a fare il tiro. No, non devo evocare niente per il momento. Afrodi che ha qualcosa. Gli uomini sono a fare questi passaggi strani, ripetitivi, seccanti soprattutto. Sì, l'importante è crederci. Deve
Devo cambiare spirito guerriero perché a quanto pare è meglio lo spirito guerriero del totem. In difesa non c'è nessuno e Trina non ha un tiro, non ha una tecnica di difesa. Andiamo un po' con mano di luce doppia. Lancia micidiale A. Ma vabbè. 1455 ora che arriva in porta. E la voglia se la paro. Questa è una di quelle tecniche che da sempre ho voluto provare a ottenere nel primo Inazuma Eleven, ma non c'erano e quindi niente. Molto arrabbiato. Ah no, però non sono più ora sono ancora di nuovo arrabbiato. Ho degli sbalzi di umore. Però Ogar è top. Non so neanche se è un top ranking, io l'ho sempre voluto e quando ho visto che c'era, ho detto bene. Allora, sarà fuori gioco quasi sicuramente, però ci provo. Dove sei, bellino? Eccolo qui, il leoncino tanto carino. Guarda un po'. Sarà sicuramente in fuori gioco perché la mia squadra, eccola qua, va sempre in attacco troppo avanti o sono gli altri che sono troppo avanti, cioè dipende di chi è in torto. La palla se la bloccavi non mi faceva schifo, eh. Porca miseria, questo tira sempre da qui. Fallimento, è ovvio fallimento. Lancia micidiale, bravo. 1003, io dovrei pararla tranquillamente ed infatti tanto è. Beh, meno male. Allora, fermati. Qua. Livello 1 il totem. Occhio del ciclone, vabbè, superiamo. Va bene. E questo è chiaro. Totem livello più. Io vado di sfondamento, ci provo. Figuriamoci se ce la faccio senza abilità. Ma perché ci provo? Perché ci provo a fare? Ok, ma questo ce la fa. Ai ai ai, no, 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 no. No, ragazzi, non. C'è qualcosa che non quadra. Difesa potente. Chi vince? Vinco io. Mi dispiace. Scivolata micidiale. Ah, ok. Allora, fermati, fermati tutto. Proviamo a contrastarli. Ah, luce oscura. Ok. Porca miseria! Ma quanti ce n'ho addosso? Ma è possibile? Ogni volta tutti quanti sti avversari addosso devo avere? Vabbè, sì. Va bene, lui evoca. Attenzione perché gli rubo palla. Presa. Martello del deserto! E poi Rock Hamma in giapponese, quindi martello dirò perché è troppo lungo, l'ho mandato. Niente, non riusciamo a rubare palla. Bravi. Buono. Ok, non è in fuorigioco. Stava per scadere il tempo, non so. Non so cos'è che mi ha graziato, ma non penso perché ho preso fallimento. Va bene, mi accontento. Comunque, secondo tempo iniziato. La palla già in mano mia perché sono bravo. Ho i top ranking di squadra. No, 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 no. Arculus, Arculus, Arculus. Ah! Ma un fallo a me lo fischiate mai? Che palle, sti passaggi. Subito, subito, manda la spazza, la Trina. Non ci pensare, non ci pensare. Non ci pensare, Trina. Ma che cosa? No, vabbè, devo cambiare la difesa qua. Questi sprecano troppi punti.
Mano di luce doppia, vai. Tanto questo non c'ha un tiro potente. Sì, distruttore. Furia elementale, non era distruttore di elementi? 1200. Oddio, però è forte alla fine. Sì, dipende anche dalla tecnica che usi, però. Non è che abbia un grande attacco lui, eh. Cioè, l'avete visto prima nelle info dei giocatori. Cos'era quel lag? Cos'era? Perché? Ma come fate ad avere un valore di base così alto? Non esiste in Inazuma Eleven un valore di base così alto! Assorbi tiro che poi in realtà respinge. Oddio, portale ultraterreno. Meno male che ho fatto... Sono col totem, però... Un po' troppo. Cosa? Cosa? Che cosa? Ma avete... Ma che cazzo dici? Anche stavolta ci sono i giocatori miei davanti, no? Ma perché? Chiedo per un amico, eh. Ma come... Come fanno ad avere un valore così alto? Non è... Sì, vabbè, senti però. Certo che il computer è proprio sempre al pelo, arriva a tirare, eh. A fare le tecniche, ad evocare, a tirare, sempre al pelo. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, ma sì! No, Victor... Vabbè, porca miseria, Victor Marroni ci mancava. Wow, lucidità livello 3. Che mi fa Victor, dai? Ah, è buggato, ecco, ho capito ora. Perché infatti dico, che cosa sta succedendo? Ha fatto energia della terra, va bene. Però è tutto quanto buggato, quindi... No, non l'ha presa mai nella vita, ovviamente. Però, qua... Sai, no, quando non guardi, allora magari ti va meglio, no? 2041 arriva 1975, ok. Ah, è Miximax, allora potrebbe... È in armatura, potrebbe non farcela. Non ce la fa. 2720? Complimenti. Ho dato un oggetto a Trina per recuperare. Abilità totem. Presa livello 2. Buono, mi piace. Questo che fa? Pesci volanti. Debole come attacco. Quindi lo pariamo easy. E finisce 1-0. Va bene, va bene. Spectrum neanche l'ho visto in campo perché mi si confondeva con i capelli, con i loro vestiti. Ottimo, ottimo proprio. Colpo celestiali e colpo definitivo. Perché chi fa, chi scrive le cose non le rilegge. Sto guardando te, eh. Abbiamo la Chrono Storm. Perché non mi sorprende? Qui abbiamo Mano dei Pinguini. Ah, era in questo gioco Mano dei Pinguini? Ah, ok. Facciamo allora la Chrono Storm, dai. Con Abominia. In effetti è un abominio questa squadra. È proprio un nome azzeccato perché è un abominio. Ma neanche Mark Evans come allenatore? Quanto siete poveri. Oggi rido molto. Vabbè, Riccardo fa sempre un po' così, però. Arion non ne parliamo, che è rottissimo. Questo, boh, lei, Goldie qua non lo so. Attacco della tigre mi fa quanto schifo. C'è un po'... No, anima ardente, proprio un 4-3-3 semplice. Attacco e difesa bilanciati. E giochiamo. Diamo palla a Victor, lo mandiamo subito in spirito guerriera. Viverna. Quanto è bellina la viverna. Yeah. Che poi non è proprio una viverna, ma vabbè. Questo Atlante, sto schifo. Sto schifo di portiere Atlante epoca. Mandiamo ovviamente la palla avanti. E chi c'è qui? Il re di Phalam, Obias, che tira in porta! Arculus! Mi piace Arculus, il tiro che ha. Traiettoria orbitale.
Ma ci va contro JP che è in montagna. In teoria abbiamo l'elemento, ma non conta niente. Però Arculus, senza spirito e senza niente, ha un buon tiro, ha fatto un buon punteggio. Ci supera di poco JP schifoso. E JP, ragazzi, non lo ama nessuno, quindi se voi lo amate non ve la prendete, ma JP a me sta sul culo. Quindi, rubiamo palla ancora una volta. Passiamo da dietro subito. Volevo passarla dietro, Gabi. Quindi, se per favore mi ti fai il piacere di levarti dagli Zebe Strauss, per favore. Ah, lui qui è fuso con Giovanna. Chi era quello? Fei. Piccolo Fei. Mannaggia. Ok, allora. Qui la cosa da fare è solo una. Sarebbe da evocare il Licaone. Lo faccio. Evoco il Licaone. Ma poi andiamo subito in armatura. Ah, sì, è lui che c'ha anche lui lo spirito guerriero, certo. Io stavo lì, no? Dico. Ehi, sai, magari ci arrivo. E poi arriva lui. Madonna. Eccola là, ti pareva? Che vinceva lui? Ma Andre Link, non ti lamentare. Lui aveva uno spirito guerriero difensivo. Io mi lamento e basta. Va bene? Oh. Allora, siamo di nuovo noi al comando. Evochiamo. Chi è qua? Il leone! Chi è Goldie? Vabbè, Goldie, te ne vai per favore. Non sei la benvenuta in questo gioco. Nessuno ti vuole bene in questo gioco. Perché fallimento? L'unica volta che l'ho beccato con tiro livello 3 nella prima partita e poi mai più, neanche mentre li rifacevo per trovare gli oggetti. Perché tu all'improvviso aumenti la forza? Com'è possibile? Come? Goldie, vai in armatura, arrangiti Goldie, ti devi arrangiare se vai in armatura. Ho perso. Perché ho perso? Ah, sti passaggi così. Eccolo, Spectrum, la prima cosa che fai in tutta la tua vita, falla bene. Fei è albero, io sono fuoco, eh. No, no, dico solo l'elemento, eh. E Spectrum ha tipo 450 d'attacco, una cosa del genere. Dico solo questo, non dico altro. Fa la Morbius, vogliamo andare in Miximax? No, chi è? Dragnova. Ci sono già tre spiriti guerrieri attivi, chi ho? Io me ne ricordo solo due. Chi è che ho attivo? La metterei a te veramente. Proviamoci, Spectrum. Grande Spectrum, vedi che quando vuoi sai fare? Sì, ha onda polifonica, non gliel'ho cambiata. Ci riproviamo dalla distanza, Arculus. E poi era Acrobus, ma gli cambiano nome. Supernova? Cascata galattica perché è bella da vedere, non per altro. Cascata galattica! Go! E infatti fa schifo perché gli avrei dato elemento più per vento, ma. Ah, però si finisce qua il ciccio pasticcio. Lo spirito guerriero si è esaurito. Beh, meno male. Zingete! Ciao! Poi croce di fuoco. Croce stellare. O stella di fuoco. È un nome più bello, eh. È solo un'idea. Ma non ci pensare troppo. Allora. Vorrei provare a riprendere palla, no? Sai, con lui per non fargli finire lo spirito. Marcia dei pinguini. Questa potrebbe andare bene, eh? Potrebbe funzionare. Posso fare gol. Stavo per fare tiro, eh. Quindi pensate a come sto messo bene. Se non segno neanche così, io spengo tutto e ci vediamo la prossima volta. Decisamente, decisamente.
Ah, anche stordito. Allora sono contento. Fatti una bella sonata. Ah, ok, è vero, lui è un altro personaggio. Giusto, giusto, giusto. Io provo ad attaccarti. Vai anche tu in armatura? Oh no, tu hai le tecniche in armatura, io no. Salto esplosivo, neanche ci provo allora. Fuoco, sai com'è? Fuoco contro albero, non è che proprio vanno d'accordo, no? Natura, selvaggia, tutte le cose così. Contro Arion, ovviamente, mi devo mettere in difesa. Arion è una testata. E io eviterei di dare testate, no? Ecco, ovviamente qui è doppia. Facciamo un involtino primavera con delle foglie grande. Vai Trina, avvolgilo con i tuoi capelli color verde foglia, Pokémon, e andiamo avanti. Palla al centro per Arion proprio. Sì, vabbè però, anche tu, re! Dove cavolo guardi? Cosa faccio le tecniche? Che, se non ce l'ho, perché il gioco non ha una linea di programmazione che dice quando il giocatore non ha un modo per contrastare una tattica speciale, evitiamo di fargli vedere la schermata a tutti i costi, invece no. Non perdiamoci quei 5 secondi a programmare l'unica riga che serve veramente al gioco. E quindi vendiamo il prodotto così com'è. Perché tanto facciamo comunque i soldi. Noi siamo level 5. E che caspiterina, non ho niente per fare gol. 4 e 76. Lui fa di base 1000. 2000! Ah, colpo critico! E meno male! E meno male vorrei aggiungere colpo critico, perché se faceva 2000 normalmente io mi sa che un po' mi arrabbiavo, no? Cerco di spazzare via la palla più lontano possibile. Armor, non lo so. Per quale ragione? No! No! Ho tirato in porta! Potevo provare a fare un gol almeno! Anche con Gandares era, no? Almeno per fare 2-0. Ma che c***o? Ma dai, ma perché? Sferzata primordiale. Non ho il minimo ricordo di cosa sia. Vincere partite con il grado S. Ti farei vincere a te con il grado S. Vorrei dire però che il gioco mi favorisce poco. Gli unici in difesa che fanno qualcosa e che servono veramente sono Trina e Ogar. Potrei fare un 2-4-4 o fare un 3-4-3 con un attacco maggiore, magari più sulle fasce, meno al centro e magari che la squadra sale anche meno in attacco, eh. Che poi ci sono i fuorigiochi, ragazzi, quel fuorigioco di prima a me non sembrava ci fosse, poi non lo so. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver visto questa sofferenza, mi dispiace che abbiate sofferto. Ad ogni modo, l'unica cosa che posso fare è vedermi come giocano gli spagnoli che sono tremendamente bravi. E il problema sta solo trovare il tempo nel vedere i video e il tempo nel trovare per registrare i video. Ad ogni modo, io vi do appuntamento al prossimo video e non so cosa caricherò, ma lo farò. Questo è The Merluz.